salire Damiano, che la ripresenta ancora, ci farà una passerella e poi Damiano consegna l'omaggio floreale alla Mara Pestrì. Alla Mara Pestrì è un oggetto di Zoni Alessandro, una orifiteria di Campo San Piero. Eccola qui! Veloce della luce, ecco qua, sì, no. Grazie Presidente, guarda il Presidente come collabora. Ma ecco Damiano, io puoi riportare dentro, grazie, perché adesso impegnato, ecco Alessandro Zoni l'omaggio, è un piccolo l'omaggio e un fiore che alle donne donate sempre i fiori, perché sono sempre in regalo, più bene accetto, hai capito? Il fiore. Io ringrazio la boutique perché era doverosa una passerella con quest'abito meraviglioso, così leggero, ma veramente, veramente una donna si sente ben vestita. Io direi, Marco, di continuare con la nostra serata. Penso di sì, adesso per i giurati il secondo voto, vedremo le ragazze in costume. Dovete dare il voto, ripetiamo, la votazione va da 1 a 7 con la possibilità del mezzo punto. Sull'ultima riga c'è l'uscita in abito da sera, la colonna avete già votato, c'è la colonna uscita in costume e dovete votare, sull'ultima colonna dovete decidere che voto dare, dall'1 a 7, se avete dato 5 avete dato 7, volete dare 4 date 4, volete dare 9 date 9, il conteggio viene fatto sull'ultima colonna, anche se sull'ultima colonna sfalza totalmente il giudizio che avete dato prima, ecco, non vi preoccupate, penso che possiamo partire, va? Certo, ed ecco noi di nuovo la numero 1, Serena Zanon, 25 anni, estetista. Studentessa.
Sofia Ferravetto, 17 anni, studentessa. Numero 6, Nicola Valentini, 16 anni, studentessa. Con il numero 7, Alessia Cateri, 17 anni, studentessa. Con il numero 8, Brenda Tonesi, 15 anni, studentessa. Vanessa Zanchin, 17 anni, studentessa. Jessica Zuanetto, 17 anni, studentessa. Pamela Pettato, 16 anni, studentessa.
Dylan Alesso, 17 anni, studentessa. Jessica Pellizzaro, 19 anni, neodiplomata alberghiero.
47 anni, estetista. Beatrice Gasparini, 15 anni, studentessa. Ha fatto 15 anni, studentessa. Numero 27, Alice Pizzato, 21 anni, studentessa. Chiude la nostra sfilata di bellissime costume la numero 29, Zoe Meini, 16 anni, studentessa. E sappiamo che i camionisti sono persone di compagnia, persone solari. Stanno arrivando adesso, ne vogliamo tutte fuori. Direi che è doveroso Stimarco chiamare tutte le ragazze, se le riescono a mettersi in ordine. E le vediamo sfilare l'ultima volta. Tosta. E posizionarsi benissimo. Vai.
grazie. Io inviterei il presidente di giuria, il signor Walter Peron, grazie, e un grazie particolare lo diciamo a Rossetto Magno perché sono i sponsor principali. Presidente di giuria Walter Peron, per tantissime ragazze, tutte belle, abbiamo 13 fasce, lo vorremmo dare a tutti. Noi siamo pronti, avete sentito la coincidenza, voluto, prima di iniziare la votazione c'è stato l'applauso della pioggia, è ben augurante per chi vince la fascia, è ben augurante per chi non la vince, è ben augurante per il percorso della vita, è ben augurante per tutti. La pioggia ci vuole perché siamo stati, abbiamo trascorso un'estate secco secco secco, il posto è ritirato, i cacciai si sono sciolti, la pioggia ci vuole e festeggia noi e tutta l'umanità. Siamo pronti, allora il fotografo è pronto, dove sta il fotografo ufficiale che l'ho menzionato prima, lo vorrei vedere, dove sta? Sta indossando? Signora Adriana sta prendendo la coroncina, siamo pronti, allora ecco il... Vengono date l'omaggio floreale a tutti quanti, i gadget di GF, la torrefazione caffè. Allora passiamo, allora il numero che diciamo, prima, seconda e terza, la fascia è numerata, le altre sono tutte che seguo, non è che quella ottava, chi menzioniamo non è un ordine di bellezza o il giudizio della giuria. Prima, seconda e terza è un giudizio dato, vince la prima, la seconda e la terza. Le altre sono tutte secco. Iniziamo allora dalla fascia Missy Presidente Maragno, premia la signora Bonaldo Laura e va, vince la fascia di Maragno il numero 23. Anna. Rimanete poi gli sponsor per la foto finale, grazie. Se la Miss rientra, adesso vince la fascia di Miss Fiorese Group, allora Mattia chiaramente vince la numero 26. Premia Fabrizio, il vicepresidente. Rimanete, gli sponsor rimanete per la foto finale. L'associazione Mondori e non solo premia il signor Alex Marco, sì, Alex Marco, e vince la fascia dal numero 1 da non Serena. Ti inviteranno, si interesseranno a te per la foto sulla rivista specializzata in motori. Grazie. Sulla fascia di Miss Scappin Gomme, San Giorgio delle Pertiche, premia il presidente Tosatto Franco e va la numero 25. Gazzola Dragge a Castelfranco, premia Mandolloni Valerio e va la numero 16.
grazie, gli sponsor rimanete per la foto ricordo, per tutte le ragazze in faccia e poi la foto di tutte noi in gruppo. Poi per la faccia di Miss Scania, Lei Valli e Cuzzuol, San Fior Treviso, premia il signor Dalle Frasse ai segretari, il segretario dell'associazione. C'è? Sì. È arrivato insieme. Eccolo qua. E vince la numero 21. Adesso andiamo alla fascia Miss Azzurra Bianchi Tre Baseleghe, prende la signora Carmen Crisuoli e va la numero 5 Sofia. Adesso andiamo a premiare la fascia di Miss Dolcezza Pasticceria Zizzo da Tre Baseleghe. E va la numero 22. Nordic Group Tre Baseleghe, Fabrizio Rossetto, ancora, a numero 4, Giulia. Andiamo a premiare a bordo la fascia di Miss Iveco Industrial Gas, premia il signor Peron Barbere e va al numero 24. Andiamo alla prima, la seconda e la terza. Noi le chiamiamo non per ordine di prima, seconda e terza, diciamo solo i numeri che chiamiamo vengono avanti, la Mara dice il nome, ma così a caso chiamiamo la numero 11 fuori. La numero 13. E insieme la numero 10. La numero 10, fra queste c'è la prima, la seconda e la terza. Eccole qua. Allora, andiamo a dire quella che si prende la fascia di terza classificata. Allora, per la terza classificata premia la fascia Miss Chigiato Trasporti Piombinodese, premia l'assessore Marco Trevisà e va con suspense e va da chi è che va venuto a correggere? Allora G, chiedo scusa io, Laurenti Gabrielli, sì, insieme all'assessore mi hanno detto molto bene. Allora eccolo qua, con un po' di sospense, pronti le facce, pronti i fiori, e giustamente il segretario che ha detto l'assessore, il segretario sta a curare, non ho sbagliato, per il segretario ha detto l'assessore dei fiori, il rappresentante della
della, come si chiama, del pigiato e della fascia. Allora vince la fascia, terza classificata, la numero 10. Allora, sono rimaste in due, anche la targa che gli amici camionisti hanno fatto, il segretario la consegna, ecco, rimani con la targa in mano, segretario, fanno la foto e poi la consegni, come vedete, piena di gadget e di regali. Allora, vince, allora, lo facciamo rimanere così, lo chiamiamo adesso? Adesso, allora, il signor Bagno Rossetto, grazie, dov'è? Signor Bagno Rossetto, pensate, è un'azienda leader a livello mondiale, possiamo dire, il signor Rossetto Bagno è lo sponsor ufficiale, ogni anno dice di sì, sono quelli che sostengono questi momenti, senza di loro, senza il loro benestare, questi momenti di allegria. Eccolo qua anche il presidente, pronto? Siamo pronti? Questo ecco, consegna. Allora, la prima classificata vince, anche l'assessore vicino è pronti? La prima classificata, Miss Drag Associazione Amici dei Camionisti, Tre Basiliche 2017, alla numero 11! Dove sta la titolare di Azzurra? Grazie, ecco qua, può consegnare il viaggio per due persone. Dimmi, dimmi, no. Allora, la prima classificata, oltre ad essere arrivata prima tra Basiliche, Azzurra Viaggi di Piombino Dese, ti regala che non so cosa, diglielo tu. Un viaggio per due persone, Azzurra Viaggi Piombino Dese. Grazie. La numero, lo diciamo subito, l'abbiamo menzionato veloce prima, eccolo qua, adesso arriva, eccola qua, no, sotto, sotto ancora, un sacco di foglie abbiamo, ecco, lo diciamo, la seconda classificata è la numero 13, Pensato Pamela, dove è Pensato Pamela, la targa vi viene, eccola lì, segretario, ecco qui, quanti regali, quanti fiori, quante cose belle. Allora, adesso lo sponsor, il presidente, il vicepresidente e lo sponsor principale, il segretario, grazie, mettetevi là la foto e poi non andate via, facciamo la foto di gruppo.